Cari amici, non ci crederete, ma questo trasmettitore FM è stato costruito nel 1983. Da me, nel 1983. L'ho ritrovato nelle mie cose oramai abbandonate, insomma, che so. Praticamente qua non si butta mai niente e quindi gironzolando ho detto: ma cos'è questo scatolo qua? E praticamente riguardandolo poi mi sono reso conto che era un trasmettitore di nuova elettronica. Questo è stato uno dei primi, diciamo, trasmettitore a PPL che ha fatto nuova elettronica, come con questo tipo di soluzione. E per l'epoca era un grande trasmettitore, quindi un eccitatore abbastanza buono per quell'epoca. Niente, guardando come posso chiamarlo, non lo so adesso come lo vedo combinato in questa maniera. E praticamente si ritorna indietro di molti molti anni. E niente, mo vediamo se funziona ancora. Prima di dargli corrente, voglio comunque smontarlo, fare una pulizia generale, guardare un po' questi cavi che stanno, i fili fuori, quanto gli anni comunque sono passati. Cerco di trovare lo schema quindi, perché non mi ricordo, qualcosa la ricordo, ma insomma vagamente, e quindi cerco di trovare lo schema perché non mi ricordo neanche su che rivista sta della nuova elettronica. Era l'anno 82, 83, ma non ricordo bene, però vedo un attimo di trovare lo schema. Che senza lo schema, così ad occhio non mi ricordo. Vabbè, comunque, se ricordo bene che era un eccitatore FM, ma mi sembra che faceva da 60 MHz a 130 MHz, 65, 130, in base a come lo si voleva regolare, e che ricordo più. Al momento, niente. Quello che ricordo il finale qua, sicuramente che era un 10 watt, che però noi lo tenevamo a 5, che questo qua era un pilota di un finale che avevamo, quindi ricordo che questo qua stava a 5 volts, 5, ma vi dico, veramente stiamo tornando indietro con la memoria di molti molti anni. Niente, mo vedo di ritrovare lo schema, non mi ricordo neanche la rivista dove stava. Comunque io non ho buttato mai niente. C'ho anche libri del 78-79, c'ho riviste anche più vecchie di nuova elettronica. Niente, vado a fare come si chiama, una rassegna delle vecchie riviste e vedo un po' la situazione. E se nel caso la trovo, la rivista, insomma, che trovo lo schema, lo smontiamo, insomma, vediamo se funziona ancora e lo proviamo.